Scartamento 1435 mm, 4 piedi e 8,5 pollici, 1,40 m. No. Scartamento. C'è chi non ricorda mai questi numeri e chi mente. Non è un numero per niente intuitivo, né in Italia né in Inghilterra, madre patria della ferrovia. Non è intuitivo negli Stati Uniti e non è intuitivo in Germania, dove le locomotive vanno avanti a Krauti e Weiss. 1435 è un numero dispari. E di numeri dispari sono per definizione spigolosi, non sono divisibili per due. Che cos'è che non posso dividere per due? Cosa non posso dividere a metà? Il gelato, un melone, un biscottino di Natale? Che cos'è che non posso dividere a metà? Se mi ostino a dividerli a metà, non danno un numero intero, ma sempre con le virgole, che noi in ferrovia non tolleriamo. Ed allora giù ad arrotondare per difetto o per eccesso. E la massa da frenare la arrotondo per difetto se il decimale è inferiore a 0,5. Se è 0,5 o superiore la arrotondo per eccesso. Insomma, i numeri dispari, diciamocelo, sono molto scomodi. Ma allora perché è stata usata proprio quella misura? Come abbiamo detto, la ferrovia nasce in Inghilterra, terra di Re Artù e di Michael Faraday, di Robin Hood e William Shakespeare, terre di culto per gli investitori di fine 800, gli scommettitori di Euro 2021 e della rivoluzione industriale. Terra libera, colonizzata dai Romani, sì, perché Cesare, quello vero, non la scimmia del Crodino, decise nel 54 a.C. di fare una gita di ricognizione fuori porta, invadendo l'allora timida Britannia, scrivendo nel De Bello Gallico che i britannici somigliavano ai Belgi, non generando di fatto nessuna azione militare, ma stabilirono dei rapporti commerciali sotto l'influenza economica e culturale di Roma. Per decenni questi rapporti commerciali e diplomatici funzionarono abbastanza bene ed in un clima di espansione generarono il trampolino di lancio per una vera e propria conquista, la conquista romana della Britannia. Fu Claudio che, quasi un secolo dopo il primo romano sbarcato sulla costa, decise di dar vita ad una vera e propria campagna di conquista dell'isola. Ora, voi grandi studiosi di storia e geografia saprete benissimo che, oltre al fatto che in ogni regione d'Italia si coltiva la barbabietola da zucchero, le guerre prima dell'avvento dei carri armati si combattevano a piedi o a cavallo e spostare provviste, soldati, vino e barbabietole in giro per l'Inghilterra poteva risultare un po' scomodo e poco pratico se fatto a piedi o a cavallo. Fu così che i Romani, popolo caratterizzato da un grande senso imprenditoriale, caricarono sulle loro navi, oltre a cibo, acqua, vino, donne, portarono insomma anche i carri, o comunque li costruirono lì, ma comunque sempre sul progetto di quelli che avevano a Roma. La loro forza fu determinata anche dalla loro strategia. Per collegare le più lontane province del loro impero con la capitale Roma, si specializzarono nella costruzione di una rete capillare di strade il più possibile rettilinee, per minimizzare le distanze, consentendo all'esercito, ai politici e dai commercianti di muoversi molto più rapidamente. Roma quindi costruì le prime strade europee e l'Inghilterra non ne fece eccezione. Le strade romane erano caratterizzate, oltre che da vari strati di pietre, selce e basalto, anche da solchi, che erano parte integrante del selciato. Per anni si è dato per scontato che queste fenditure si fossero create col tempo, per il logorio delle ruote dei carri sul selciato, un po' come la War Room di Zio Paperone. Ma oggi possiamo affermare che ogni pietra facente parte del percorso veniva lavorata in modo tale da creare delle vere e proprie sedi in cui si incastravano le ruote dei carri e non ne consentivano i movimenti trasversali. Un sistema inverso, ma intelligente, di rotaia. E quindi chiunque da lì all'eternità avesse voluto trasportare merci e persone su ruota avrebbe dovuto omologare la misura dei carri su quella romana, partendo proprio dalla distanza tra i due solchi. In poche parole, la distanza tra le due ruote parallele di un carro. Ed indovinate a quanto ammontava la distanza fra le due ruote di un carro? Già, 1435 mm. Facciamo un passo indietro, o in avanti, o di lato, se preferite. Che c'entrano i carri e le mire espansionistiche romane con lo scartamento ferroviario? C'entra e come? Come abbiamo detto, le prime ferrovie nacquero in Inghilterra, ma
Prima delle ferrovie, in Inghilterra si svilupparono le carrozze tranviarie e prima delle carrozze tranviarie ovviamente erano i carri a trasportare plebe e nobiltà da nord a sud dell'isola. Se gli inglesi avessero provato ad usare un'altra distanza differente a quella romana, le ruote dei carri che avessero percorso le vecchie strade romane si sarebbero rotte più spesso. Quindi si optò per costruire i carri inglesi con le stesse misure di quelli romani. La scelta perciò fu più dovuta alla necessità che alla mancanza di fantasia, anche per ottimizzazione di strumentazione e costi. Di necessità, virtù. Gli ingegneri e gli artigiani che furono designati alla costruzione delle carrozze tranviarie utilizzarono le stesse maschere e gli stessi strumenti che avevano in passato utilizzato per costruire, appunto, i carri prima e le carrozze ferroviarie poi. Sì, perché chi costruiva le carrozze tranviarie si è trovato dal giorno alla notte a dover ottemperare alla richiesta di costruzione delle linee ferroviarie e dei veicoli che le avrebbero percorse. Ed indovinate che misura scelsero? Lo scartamento è quindi il retaggio più usato ed il meno conosciuto dei romani. Ma perché proprio 1435 mm? Cioè perché scelsero proprio questa misura che più ripeti e più si cancella dalla memoria, come l'immagine della pizza con i fichi? Anche se ho scoperto che il pomodoro è un frutto, quindi perché il pomodoro sia il figo no? Un proverbio yiddish dice: il carro riposa in inverno, la slitta in estate, il cavallo non riposa mai. 1435 mm corrisponde alla misura media di due cavalli vicini. 1435 mm è quindi la misura di due sederi di cavalli adiacenti che trainavano i carri. 1435 mm è l'unica vera misura creata dall'uomo fatta con il culo.